L'obiettivo di queste 3 ore e mezzo è darvi strategie di marketing in stile Walt Disney per riempire il vostro hotel a prezzi alti anche in bassa stagione. E vi spiegherò oggi le strategie applicate però nel settore degli hotel. Okay? Nel 2022 ho collaborato con una catena di hotel facendola passare da 7 milioni a 11,5 milioni di fatturato. Quindi non vi parlo di qualcosa di astratto, ma ho lavorato nel settore degli hotel. Perché? Perché una Ernst & Young mi ha chiesto di seguire questa catena. Ok? Poi ho scritto questo libro, che è il piano, che lo conoscete, Piano Marketing per Hotel ispirato al metodo Walt Disney, che l'obiettivo è la piena occupazione a prezzi alti, margini alti. Questo è l'obiettivo. Quindi, premessa. Prima però di iniziare bisogna farvi una premessa molto veloce. Perché? Perché bisogna che ritorniamo coi piedi per terra e dobbiamo capire dove siamo in questo momento qua. Molto veloce. Il mondo è cambiato molto dalla nascita del turismo in Italia. Questo qui è una cartolina del 1953 del lungomare di Rimini. Non ci sono hotel. Ok? Nell'arco di 70 anni Rimini, io sono passato per venire qui, da Misano, adesso un appartamento a Misano, sono arrivato per arrivare qui, è pieno di hotel. Ok? Il mondo è completamente cambiato. Ok? Perché è nato il business degli hotel? Ecco, qui adesso vi inizio a dare delle chicche molto importanti. Come imprenditore dovete capire una cosa, che i clienti comprano in funzione di desideri inconfessabili. Allora, in molti casi gli imprenditori hanno delle intuizioni, aprono delle attività e gli va bene, okay? Ma non sanno perché gli è andata bene. Sul perché è andata bene a queste persone, ok? Pur loro non sapendolo. Allora, quello che vi spiegherò durante queste 3 ore e mezzo è che le competenze di base che dovete avere sono la prima e la psicologia, perché i clienti comprano attraverso un preciso processo psicologico. E la seconda è la matematica, la contabilità analitica. Queste sono le due competenze di base che dovete avere oggi, in questo momento storico qua. Perché è nato il business degli hotel? Il business degli hotel è nato perché dopo la guerra, negli anni 50, c'è l'Italia della ricostruzione. Anni 60 sono arrivati i finanziamenti dal piano Marshall degli americani. Il popolo ha soldi e quindi cosa vuole? Inizia, se prendiamo il turismo estivo su Rimini, collega al mare la salute, e infatti le nonne dicevano vai al mare che ti fa bene la salute, e al piacere divertimento relax. Allora, questi che vi elenco adesso sono i 7 desideri inconfessabili, scriveteli perché nessuno ve l'ha mai detto, i 7 desideri inconfessabili che muovono l'acquisto delle persone, ragazzi. Le persone comprano attraverso questi desideri qua, non secondo teorie astratte che potete trovare. Il primo desiderio che muove l'acquisto delle persone è l'avidità, cioè avere più soldi degli altri. Questo è quello che muove di più. Il secondo desiderio inconfessabile è il sesso. Se infatti guardate internet è sviluppato col sesso. Ok? Quindi quando voi pensate che un uomo a 50 anni si compra una macchina nuova, va a casa e dice alla moglie ho comprato questa macchina perché così sono più tranquillo, riesco a essere sicuro quando viaggio, in realtà molto probabilmente vuole essere ancora attraente nei confronti delle donne. Perché? Perché l'uomo dimostra di essere virile attraverso che cosa? La macchina, quando era giovane a 20 anni con i muscoli e a 50 anni con la macchina, ok? Poi c'è l'esclusività, cioè l'esclusività è avere un qualcosa di unico, di appartenere a un network unico. La gente perché compra l'iPhone? Perché oggi compra la Tesla? Perché la Tesla è appartenere a un network unico grazie a Elon Musk, che ha creato questa idea. E Steve Jobs con l'iPhone, le persone comprano l'iPhone perché? Perché l'iPhone ti fa appartenere a un network unico, ad una particolarità. Ecco perché la gente compra, perché
è collegata a questa esclusività. La gente compra per la salute, investe soldi per la salute, la gente investe soldi per il miglioramento personale. Se li fate migliorare, li fate crescere, li fate progredire. La gente, gli imprenditori come voi, giovani imprenditori, ma anche imprenditori navigati, investite per un senso di rivalsa e di vincita. Sapete perché? Perché vi dicono che non, chi ve l'ha fatto fare di aprire l'hotel, di fare tutte queste ore, siete sempre impegnati lì. Cosa volete? Volete dimostrare di avercela fatta. E come fate per dimostrare di avercela fatta? Comprate un macchinone, comprate un fate vedere che ce l'ho fatta. Il desiderio di rivalsa e di vincita, quindi le persone comprano per avere questa rivalsa, per dimostrare al proprio padre che aveva sbagliato quando diceva che non era in grado di fare le cose. Ok? Poi c'è il piacere, divertimento, relax. E un altro, dove Walt Disney ha fondato sul piacere, divertimento, relax, la nascita di Disneyland. Ok? Quindi, quando i vostri clienti comprano, comprano per uno di questi sette desideri. E se voi non sapete qual è il desiderio per cui costruite il vostro hotel, perché oggi vi insegnerò a costruire, ricostruire il vostro hotel, perché lo dovete ricostruire secondo una logica precisa. Se non sapete qual è il desiderio, non potrete mai creare che cosa? Il messaggio. Ragazzi, avete due momenti topici nello sviluppo del vostro business. Il primo è la creazione del messaggio, cioè il cliente legge sul vostro sito e guarda le immagini. Da quello che legge, dalle immagini che vede, compra oppure no. Quindi il primo elemento topico su cui costruiremo questo conto economico è la costruzione di un messaggio che aumenta la conversione. Il vostro cliente compra in funzione di quello che c'è scritto nelle vostre mail. Il vostro cliente compra in funzione di quello che c'è scritto nelle vostre campagne pubblicitarie. Ma non può essere sconto 30% a giugno. Che cazzo di messaggio pubblicitario è? Adesso ne parleremo di questo aspetto qua, ok? Quindi, il concetto è, come capiremo, che uno di questi sette desideri inconfessabili lavorerà sul vostro mercato. Esempio, io posso creare un hotel termale. E dov'è? Qual è il desiderio inconfessabile? La salute. Capite che il messaggio è completamente diverso. Posso lavorare su un hotel, un family hotel per al mare. Capite che piacere, divertimento, relax. Cambia completamente il messaggio. Ma il mio hotel l'ho progettato per soddisfare quale desiderio inconfessabile? E questa è la prima domanda da porsi. Ok? Allora, legge della domanda e dell'offerta. È la legge che conosciamo, giusto? Legge della domanda e dell'offerta. Nel 1960 cosa avevamo? Avevamo una alta domanda e una bassissima offerta. Abbiamo visto che gli hotel non ce n'era nessuno sulla costa. Quindi qual era la caratteristica numero uno che doveva avere un imprenditore? Aprire. Bastava aprire. I clienti, cosa dicono i vecchi albergatori? Noi se avevamo molti più camere le riempivamo tutto lo stesso. Ci arrivavano giù ed era pieno. Ok? Quindi, cosa facevano? Qual era l'attività di marketing che facevano? I più avanti prendevano delle lettere e andavano a Milano e le mettevano nella buca delle lettere dei potenziali clienti. L'unica azione di marketing che facevano. Ma in quel momento, ripeto, eravamo qua, domanda alta e offerta bassa. Quindi qualsiasi cosa tu fai automaticamente funziona. Ok? Non devi avere competenze di marketing. Perfetto. Cosa è successo nel 1990? È successo questo, che è arrivato internet. Il mondo è completamente cambiato. Abbiamo che oggi siamo a Sharm in 3 ore e 50, siamo alle Canarie in 4 ore e siamo a Rimini in 4 ore. Se sono a Milano e devo scegliere dove andare, mi trovo che posso andare in 4 ore in tanti posti diversi. Una volta non era così. Nel 1970 io prendevo la macchina e venivo giù a Rimini. Dov'è che andavano? Dove andavano? Ok? Quindi, cosa succede? Che nel 2000, 2010, 2019, oggi nel 2024 il mondo è così. La domanda è anche abbastanza alta, ma l'offerta è altissima. È alta, è altissima. Cioè, le logiche che avevano chi ha creato gli hotel nel 1960
non funzionano più nel 2024. Cioè, se le adotti oggi, rischi di chiudere. Però cos'è cambiato rispetto al 1960-1970? Vi assicuro, niente. Perché se io vado a vedere le pagine degli hotel di oggi, cosa hanno? Un messaggio uguale su tutti gli hotel. Tutti gli hotel dicono la stessa cosa. Ed è questa. Siamo per tutti, siamo vicino al mare, per famiglie, per coppie, stanno bene tutto e per tutti. Il messaggio è generalista. Ok? Quindi, 2024, cosa dobbiamo fare? Come possiamo fare la piena occupazione, prezzi alti, margini alti?